consacrazione. Il tempo di consacrazione spesso arrivate qui invece alle 11, 11 e 5, 11 e un quarto, 11 e mezzo. Lasciamo stare chi ha le sue ragioni, ma già in partenza è una consacrazione sbagliata. Perché se una persona arriva da me in ritardo, io non lo considero una persona seria, a meno che non mi dimostra che c'è stata una motivazione. Io sono così da sempre. Ai miei appuntamenti, ovunque vado, vado sempre prima. Se tu vuoi incominciare un rapporto con Dio, incomincia dalle basi, dal disciplinarti affinché una consacrazione abbia un effetto di esplosione. Tu puoi partire oggi come un razzo a essere consacrato e santificato al Signore e incominci a vedere cose che prima non vedevi, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono saliti in cuor d'uomo. Dio le ha preparate e quelli che lo amano. E se leggi un po' più giù, vedi che parla di certe profondità dove lo Spirito ti porta, che solo lo Spirito può portare in certe profondità. E alla fine dice una cosa molto bella. Or noi abbiamo, quando io ho deciso questo, Dio mi dà la mente di Cristo. Mi dà la mente di Cristo. La mente di Cristo. E sapete che Cristo non si tira indietro? Voi vi tirate indietro? Vi posso dare un consiglio? Quando incominciamo a cantare, ad adorare, fate come San Paolo, va bene? San Paolo dice: metti in me il volere e l'operare, ecco la tua volontà e l'operare. Perché fondamentalmente non c'è. Lo puoi cercare e non trovarlo perché non lo fai con la giusta motivazione. Però se vuoi capire che Dio, ecco la fede, è nella parola. Se io non mi posso giustificare perché non lo so, non lo comprendo, perché le chiavi ti vengono date. Signore, metti in me il volere e l'operare. Metti in me il volere e l'operare. Poi quando questo si manifesta, tante volte vieni anche sbandato perché ti rendi conto che non era una cosa che veniva da te. E allora incominci a capire che Cristo sta crescendo in te. Sta crescendo in te. In alcune persone qui dentro Cristo non è neanche nato di nuovo. Fatemi parlare chiaramente, perché non vi voglio portare sulla coscienza se andate all'inferno. Bene? Non mi venire a dire, ma invece di parlare della grazia mi parli dell'inferno, perché la Bibbia parla anche dell'inferno. E se San Pietro e San Paolo dice: non mi sono tratto indietro dall'insegnare l'intero consiglio di Dio, ma solo una parte. E certo devi conoscere la grazia, ma se per 20-25 anni io insegno grazia e mi rendo conto che persone neanche sono entrate alla grazia salvifica qui dentro, poi ognuno se lo va a scoprire. Datemelo a scoprire se siete entrati nella grazia salvifica almeno. Datelo a scoprire. Poi ci sono persone che non vogliono dare più di tot, vogliono solo ricevere dal cielo. Ed è giusto ricevere dal cielo. Dio vuole benedire, vuole guarire, vuole liberare, vuole moltiplicare le tue entrate, vuole moltiplicare le tue risorse, il tuo potere, vuole moltiplicare tutto, è vero. Ma è altresì vero che quello che semino, quello raccolgo. Non è solo ricevere, ma è seminare. Dio ti darà questo se tu semini il tuo cuore davanti a Lui. Semina il tuo cuore, Signore. Lui stesso dice: dammi il tuo cuore. Mettilo a disposizione per me. Se tu puoi sapere che il vero potere non è la tua capacità di fare, ma sta nel centro del tuo cuore, quello è il potere. Proverbi 4:23 e chiudiamo qua. Chi sarai dei due fratelli? Quelli che all'inizio hai detto non ci vado e adesso ci vai? O di quelli che hai detto o ci vado e poi neanche messo i remi in barca che lì li hai lasciati? E non ci vai. Di chi sarai? Guardate il 23. Leggiamolo insieme. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso
La vita esce dal tuo cuore, se tu glielo permetti a Dio. Quello che noi cerchiamo tante volte, Dio già per antonomasia l'ha depositato nel nostro cuore, solo che il nemico ci inganna facilmente, non camminiamo più per lo spirito, ma camminiamo nella caparbietà di quello che noi crediamo che sia Dio. E sai dove vedi che non c'è Dio? Sai dove lo vedi? Se tu riconosci i frutti, se sai riconoscere i frutti, e allora li vedrai là.